Allora, buonasera, siamo al secondo appuntamento del ciclo Vita in Comune, Co-housing, Co-working e Transizione Ecologica. Oggi, tra l'altro, è il giorno della Terra, siamo alla 52esima edizione dell'istituzione di questa giornata mondiale, istituita nel 1970, che rappresenta il giorno in cui simbolicamente un paese finisce di consumare le sue risorse rinnovabili e per il resto dell'anno consuma quelle che sottrae alle generazioni future. Sono passati 30 anni dal vertice di Rio de Janeiro del 1992, la prima conferenza mondiale dei capi di Stato sull'ambiente. E come direbbe Greta, sono stati fatti molti bla bla e la situazione, secondo vari studi dall'IPCC o dal WWF, ci dicono che la situazione della Terra è sempre più critica e il tempo per invertire il percorso verso il punto di non ritorno dal punto di vista climatico e ambientale si accorcia sempre di più. Oggi non siamo qui per fare solo delle chiacchiere, ma per parlare di comunità energetiche rinnovabili che sono un modo per promuovere la transizione verso le energie rinnovabili che cambia completamente l'assetto proprietario dell'energia. Mentre l'altra volta avevo fatto una breve citazione da un libro di Stefano Rodotà, a cui la nostra associazione si ispira. Oggi voglio leggere poche righe dal libro di Naomi Klein, Shock Politics. Dice: già parecchi anni fa preconizzava una situazione che in questi giorni con la guerra stiamo vivendo. Dice: oggi l'energia che quasi tutti usiamo appartiene a un piccolo numero di multinazionali che la generano per il guadagno dei loro azionisti. L'obiettivo principale, anzi il loro compito assegnato, è produrre il massimo profitto ed è il motivo per cui quasi tutte le aziende del settore energetico sono state tanto restie a passare alle rinnovabili. Però ci siamo chiesti che cosa succederebbe se l'energia fosse di proprietà dei cittadini comuni e controllata democraticamente e se cambiassimo la natura dell'energia e la sua struttura proprietaria? Se i sistemi energetici saranno posseduti da noi democraticamente, allora potremo usarne i ricavi per organizzare i servizi sociali necessari alle aree rurali, nei paesi, nelle città, asili nido, cura degli anziani, centri comunitari, sistemi di trasporto, eccetera. Questa svolta verso l'energia controllata dalla comunità è stata sperimentata nella pionieristica Danimarca negli anni Ottanta con iniziative statali che incoraggiavano e finanziavano le fattorie del vento organizzate in cooperative, come è stato poi attuato in grande scala in Germania. Ecco, le comunità energetiche rinnovabili sono entrate nella legislazione europea con una direttiva del 2019, di cui il principale motore è stato Dario Tamburrano, che oggi abbiamo l'onore di avere tra i relatori. Ci sono previsioni per cui entro il 2030 ci saranno almeno 35.000 comunità energetiche. Il PNRR stanzia in realtà una quota non elevatissima in confronto al monte delle risorse che sono per la seconda missione, quella della
rivoluzione verde della transizione ecologica, che in tutto cuba quasi 70 miliardi. Nella missione 2, nella componente 2, quella delle energie rinnovabili, idrogeno e rete di mobilità sostenibile, per le comunità energetiche sono previsti 2,20 miliardi e il recepimento nazionale della direttiva del 2019, che è stata attuata nel novembre dell'anno scorso con il decreto legislativo 199, prevede l'attuazione anche di queste misure contenute nel PNRR. Il decreto legislativo non è ancora completamente attuato, Dario Tamburrano ci parlerà anche dello stato d'attuazione di quel decreto legislativo, però il fatto che ci sia stata questa innovazione legislativa già ha fatto partire delle iniziative, ad esempio Lega Coop Romagna ha lanciato un progetto molto interessante su questo. E noi pensiamo che il co-working e il co-housing possano essere in sinergia con lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. Quindi, prima di passare la parola a Dario, che ringrazio, voglio ringraziare anche tutti gli altri relatori che sono Marco Tabbia, che è l'amministratore delegato di Homes for All di Torino, assieme a Matteo Robiglio, di una società collegata a Homes for All, entrambi di Torino, quindi capiamo, visto che già l'altra volta avevamo avuto la testimonianza di Piera Salvano, che Torino sul filone co-housing è molto forte. Concluderà le testimonianze. Purtroppo il signor Biglio non potrà venire per un disguido, quindi Ah, un diciamo disguido dell'ultima ora. la Allora, questo anticiperà la cortesia. testimonianza di Irma Missaglia che parlerà delle. Aspetta, no. Marco, concludo e poi passiamo la parola a Dario. Dicevo di Irma che parlerà delle iniziative della cooperativa sociale Simpatia di Como, che ha fatto cose veramente molto innovative e socialmente di successo, anche dal punto di vista della inclusione di persone con carenze, non disabilità. Ringrazio tutti e passo la parola a Dario, grazie. Salve, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito e per l'opportunità di parlare di questo argomento. E parto un po' dalla fine, dalla parte brutta, ovvero che l'Italia comunque, come spesso accade, è in colpevole ritardo nel recepimento di una direttiva e di un decreto adesso collegato, perché è notizia, insomma, di qualche settimana fa che ARERA, che avrebbe dovuto emanare il regolamento aggiornato secondo il decreto legislativo di novembre, che recepiva appunto completamente l'innovazione legislativa delle comunità di energia e dell'autoconsumo collettivo, sembrerebbe sia slittato al 30 settembre. E quindi questa è la situazione. E al momento si parla molto di comunità di energia, è bene che se ne parli. Ma la legge che attualmente è in vigore è ancora quella sperimentale, che limita l'autoconsumo collettivo e le comunità di energia a una potenza massima di 200 kW, e
e per utenze collegate alla stessa cabina di bassa tensione. Quindi esiste una legge, un regolamento con degli incentivi approvati, è molto limitante. Quello che io spesso dico comunque ai gruppi locali che si stanno interessando e vorrebbero realizzare delle comunità dell'energia, di fare riferimento sempre a quella che è la legge vigente, oppure cominciare a parlarne, nello spiegare quali sono i vantaggi, sia in base alla legislazione vigente, sia in base al completo recepimento della legislazione che sarà, perché costituire delle comunità d'energia necessita comunque di anche un cambiamento di mentalità culturale, cioè quello che spesso è il principale ostacolo, anche una volta superati i problemi di tipo economico, visto che ci sono gli incentivi, e i problemi di tipo giuridico, visto che comunque c'è una legge attualmente in vigore, seppur limitante. Spesso la mancanza di conoscenza dello strumento o una certa diffidenza rispetto a quella che non è un'innovazione tecnologica, è principalmente un'innovazione di tipo sociale e giuridica, è la prima cosa, è la cosa più difficile da vincere e quindi comunque ci vuole del tempo. Io porto spesso l'esempio del mio condominio perché il mio condominio è diventato è uno dei motivi per cui io mi sono impegnato nella realizzazione di questa innovazione legislativa, perché in seguito alle assemblee condominiali infuocate di 10 anni fa mi resi conto, uno, che non c'era una sufficiente consapevolezza culturale delle opportunità tecnologiche e delle necessità di cambiare modello energetico, ma nello stesso tempo c'erano proprio dei blocchi legislativi che impedivano di realizzare ciò che era semplicemente un'idea di buonsenso. E tuttora nel mio condominio permane lo scetticismo. Quindi c'è, cioè, la mia esperienza abbastanza esemplificativa, sia dalla parte buona, visto che comunque questa è un'innovazione legislativa a livello europeo che è veramente partita dal basso, peraltro da una persona che nemmeno era dell'ambiente tecnico, perché io sono laureato in odontoiatria, quindi è esemplificativo e in positivo di come una persona che si occupava di tutt'altro poi riesce magari a cambiare le regole addirittura a livello europeo, ma è anche esemplificativa in senso parzialmente negativo, perché la stessa persona poi che è tornata a casa non riesce a realizzare nel proprio condominio l'innovazione legislativa che è riuscita a realizzare a Strasburgo. Quindi insomma c'è un paradosso nel bene o nel male. Quindi parlare di autoconsumo, qual è il mio consiglio nei gruppi locali e anche all'interno di alcuni comuni che sono particolarmente interessate? Partire dalla cosa più semplice. Quindi la cosa più semplice è seguire intanto quelle che sono le norme attuali, se si vuole realizzare subito, ovviamente, ma stante la situazione geopolitica, certe cose è meglio più piccole, magari limitate piuttosto che niente, in attesa che, piuttosto che ragionare su comunità energetiche estese all'intero quartiere romano, quando poi queste cose si spera che saranno comunque possibili quando ARERA si sveglierà, però intanto gli anni passano. Il vantaggio che si può avere nell'approfittare, ecco, dell'estensione normativa prevista nella direttiva rinnovabili rispetto all'attuale legge sperimentale potrebbe essere annullato nell'attesa, perché se poi comunque passa un anno, 2 anni, così questi sono è un anno, 2 anni sprecati dove non si sono ottenuti i vantaggi economici, sociali e comunque ambientali che l'attuale legge vigente permette. Quindi questo è il consiglio che mi sento di dire. Se si vuole fare un gruppo di autoconsumo collettivo in un condominio o comunque nello stesso stabile, perché quella è la denominazione, cioè faccio una premessa, si tende a parlare sempre di comunità energetiche rinnovabili. Le comunità energetiche rinnovabili in realtà sono divise in due sottogruppi: la comunità energetica rinnovabile propriamente detta, dove i singoli aderenti possono stare in edifici differenti, e il gruppo di autoconsumo collettivo, che è una comunità energetica, ma viene definito tale e
coinvolge e riguarda esclusivamente gli aderenti che sono nello stesso stabile. Tendenzialmente in Italia si parla di villetta schiera o di condominio. Per realizzare una comunità energetica in un edificio in co-housing, è proprio il caso di dirlo, o comunque in un condominio, non c'è bisogno di aspettare i comodi dell'ARERA, ma basta la legge vigente, anche perché 200 kW sono comunque una potenza importante se va a servire un singolo edificio, una singola comunque comunità come può essere quella del co-housing. Se invece si pensa, ecco, a livello di comuni, di realizzare comunità energetiche più ampie, l'importante è cominciare a parlarne e spiegare a piccole e medie imprese, dirigenti delle amministrazioni comunali che spesso sono a digiuno e comitati cittadini o singoli cittadini qual è il vantaggio di una comunità energetica estesa, cominciare a prendere le adesioni, avere proprio i nomi, gli elenchi delle persone interessate in maniera tale che tutto il processo di consapevolezza e informazione viene fatto man mano che questa direttiva comunque viene recepita completamente. Spero di essere stato chiaro nel dare questo messaggio. Sì, perché quindi, scusa Dario, l'innovazione dell'articolo 31 del decreto legislativo che parla di produzione di un megawatt, è questo che è ancora bloccato per colpa dell'ARERA? C'è un regolamento collegato. L'ARERA si è limitata ad aggiornare il regolamento che riguarda la legge sperimentale. Il GSE, che in genere è più veloce dell'ARERA, ha aggiornato le regole tecniche qualche giorno fa, mi sembra il 12 aprile, sono sul sito del GSE, ma in assenza di un regolamento dell'ARERA, a mio parere l'ampliamento, quindi il megawatt, ma più che il megawatt è l'estensione, perché qual è il cambio importante rispetto alla legge sperimentale? È non solo la possibilità di avere impianti fino a un megawatt, ma di poter fare, di poter tenere, avere l'estensione degli aderenti alla comunità energia che siano nell'ambito della stessa cabina di alta tensione. Quindi potenzialmente è un'area molto molto vasta che mediamente, stante il numero di cabine di alta tensione presenti in Italia, in media coinvolge 40.000 persone. O comunque 40.000 utenze, per la precisione 40.000 utenze. Mi sembra che in Italia ci siano ora, non vorrei dire una stupidaggine, 2.000 cabine di alta tensione, comunque facendo la media quello è il numero, ci sono 40.000 utenze. E quello sicuramente permette una diffusione importante delle comunità energia, perché un conto è riuscire a trovare persone interessate che siano all'interno del ristrettissimo perimetro di una cabina di bassa tensione che può servire una strada, un conto è riuscire a pescare in un bacino potenziale di 40.000 utenze. Si parlava della ricerca forsennata del gas in altri regimi, qui c'è un punto politico che riguarda comunque sempre la consapevolezza politica. E faccio sempre riferimento a quella che è una mia esperienza personale, perché non è una cosa raccontata ma una cosa vissuta. La consapevolezza dell'innovazione tecnologica, dell'innovazione giuridica e delle potenzialità di organizzazioni dal basso è ancora molto molto da sviluppare. Io ho fatto le mie battaglie al Parlamento europeo per questa innovazione, ve lo dico, completamente da solo, con pochi compagni di viaggio, nonostante raccontassi, non dico quotidianamente, ma spesso anche il singolo emendamento, la singola battaglia, ma perché non c'era un audience consapevole dell'importanza di questa innovazione. E quindi non solo si è partito in ritardo, ma non c'è la pressione politica affinché il recepimento avvenisse prima, non c'è una sufficiente pressione politica affinché l'ARERA si muova, e non c'è una pressione politica, nemmeno un'iniziativa governativa, nel raccontare ai cittadini che oltre al gas la cosa più rapida, se le autorità preposte facessero il loro lavoro nei tempi giusti, è la costituzione rapida di migliaia di comunità dell'energia.
qui veramente io potrei fare un riferimento a Cuba, di quando un popolo sotto sanzioni si organizza, vediamola un po' al contrario, no? Perché poi le sanzioni colpiscono chi le fa e chi le riceve. E noi dobbiamo lavorare come comunità che reagisce a una minaccia, che sia la minaccia di rimanere senza energia, che sia la minaccia del cambiamento climatico. Comunque noi siamo tutti potenzialmente in povertà energetica, non solamente chi ha basso reddito, perché il momento in cui un bene viene razionato, lì non è una questione più di costi che è importante, e la soluzione strutturale più rapida non è andare a trivellare per tirare fuori quel poco di gas che abbiamo nell'Adriatico, ma la soluzione strutturale più rapida è fare migliaia di comunità dell'energia, perché quella comunque è una cosa che rimane. Il gas nell'Adriatico, tutto il gas presente in Italia, e questi sono dati del MISE, può soddisfare i consumi energetici di un anno e mezzo di consumi. Le comunità di energia rinnovabile, al netto poi diciamo della perdita, leggera perdita di potenza nel corso dei 20-25 anni di vita, possono comunque dare un grandissimo supporto alla indipendenza energetica, alla decarbonizzazione e anche alla coesione sociale, perché la mancanza di energia porterà inevitabilmente a dei problemi di coesione sociale. E questa era una cosa che io ho cercato anche di comunicare nel 2015, quando dopo la guerra in Crimea e in Russia io cercavo di allertare la comunità europea in senso, non solamente le istituzioni, la comunità degli europarlamentari, la Commissione europea, sul fatto che, stante la situazione geopolitica, il rischio di avere una crisi energetica era molto elevato, e che bisognava ragionare sulla decarbonizzazione e sull'indipendenza energetica, ma non tanto come azione diretta contro un singolo paese o contro Putin o contro Russia, ma come via per la democrazia e la libertà. Cioè il modello rinnovabile distribuito è un modello democratico che permette a una nazione, a un continente come l'Europa, di fare le sue scelte politiche in maniera più libera rispetto a una dipendenza, che poi sia del Congo, dell'Angola, dell'Algeria o della Russia, o peggio che mai dello shale gas degli Stati Uniti. Qui chiudo citando lo shale gas degli Stati Uniti. Io ho sempre considerato il gas russo non come la soluzione migliore, la soluzione ideale, perché chiaramente è una dipendenza importante, ha un costo e non è che non emette carbonio. Ma se l'alternativa deve essere lo shale gas americano, molto più costoso e con un impatto climatico devastante, climatico ed ambientale, e allora bisogna vedere quali sono le possibilità. Però queste posizioni, che erano mie e di pochi altri nel Parlamento europeo, non sono state chiaramente ascoltate, e si sono persi 7 anni nel premere l'acceleratore, e in Italia se ne perdono ulteriori, perché noi siamo fermi a un PNIEC, un Piano Nazionale Integrato Energia Clima, che è fermo agli obiettivi di decarbonizzazione del Clean Energy Package. Sicuramente non è adeguato al Fit for 55 e al Green Deal, e non se ne parla minimamente, quando questa dovrebbe essere la direzione. So che ti eri battuto anche per far passare il concetto di energia rinnovabile come bene comune, e questa cosa non ti è passata, non è passata. Attualmente ci sono dei disegni di legge in Parlamento su una normativa primaria sui beni comuni. Sarebbe interessante capire se è possibile inserirla a quel livello, questo concetto. Allora, quella fu nella stessa seduta prese l'avvio positivo la legislazione sull'autoconsumo delle comunità dell'energia, perché si votò nello stesso giorno. L'altro era l'energia rinnovabile come bene comune, e sintetizzo chiaramente, l'emendamento in plenaria a Strasburgo era più articolato e non passò, non per tanti voti. Io stesso rimasi sorpreso del fatto che, non dico che c'eravamo, ma forse oggi un emendamento del genere passerebbe, forse era ancora troppo presto, però prese 250 voti, mi sembra, su un 550-600 presenti, quindi non eravamo lontanissimi
dalla maggioranza a Strasburgo. E comunque complimenti per le tue battaglie che sono anche un po' le nostre, per cui faremo in modo di proseguire il tuo sforzo legislativo. Grazie. Grazie. Marco, ti passo la parola. Allora, il prossimo intervento di Marco Tabbia. Marco Tabbia, diciamo, siccome c'è stato un disguido per cui non è possibile che intervenga Matteo Robiglio di Omas, parlerà sostanzialmente di due realtà di Torino, che sono Omas for All, di cui è amministratore delegato, e Omas, che è uno dei cofondatori di Omas for All. Queste due realtà, insieme ad altre realtà associative di Torino, hanno fatto, diciamo, dei processi innovativi nel settore dell'housing sociale e del co-housing, appunto, che è quello che è il nostro tema della serata. Il Omers sostanzialmente sviluppa un primo progetto di housing sociale a Torino che si chiama Buena Vista, che è la riconversione praticamente del villaggio olimpico di Torino in housing sociale. E successivamente comincia, diciamo, ad implementare il tema del co-housing insieme a delle realtà anche associative come ACMOS, ha una serie di progetti in corso di sviluppo più o meno in Alta Italia, ma anche a sud, per la creazione di co-housing intenzionali, quindi non solo il co-housing come forma sociale, ma anche il co-housing intenzionale, quindi quello volontario sostanzialmente, che è il primo. La prima forma di co-housing che è stata sviluppata. Mentre il Homes for All è un nuovo modello, diciamo, di finanziamento diverso da quelli tradizionali, che sono sostanzialmente i fondi pubblici o degli enti, diciamo, italiani o i fondi europei, perché si rivolge a un nuovo tipo di investitori che sono quelli del crowdfunding. Il crowdfunding è una forma innovativa di finanziamento legata comunque strettamente alla rete e in particolare il crowdfunding immobiliare. Quindi praticamente viene creata una società, una startup innovativa, che si finanzia con un aumento di capitale attraverso un portale di crowdfunding. Poi ce ne parlerà più in dettaglio Marco di come funziona. Questo tipo di finanziamento nasce per l'housing sociale. Ora lascio la parola a Marco. Grazie. Grazie, buonasera. Ma allora intanto con onore diciamo, rappresento a questo punto questa sera sia Homes for All sia Homers, come il mio omonimo ha precedentemente detto. In qualche modo tu Marco, spero possiamo darci del tu, hai evocato anche l'esperienza di ACMOS. Di fatto queste tre esperienze, ACMOS, Homers e Homes for All, in qualche modo si possono mettere in fila. Io sono stato, sono, diciamo perché non si finisce di esserlo, sono il fondatore di ACMOS. A partire dall'esperienza di ACMOS, incontrando altre realtà, abbiamo dato vita a Homers e a partire dall'esperienza di Homers abbiamo dato vita a
ad Homes for All. Di ACMOS sono rimasto un semplice socio volontario, mentre attualmente di Homers e di Homes for All sono l'amministratore delegato di entrambe le società. Quindi direi che posso sicuramente rappresentare tutte queste realtà. Questa sera mi spiace che Matteo Robiglio, il presidente di Homers, questa sera avrebbe dovuto rappresentare lui Homers, non costringendomi con ciò ad avere due cappelli, non è potuto essere qui e mi ha chiesto la cortesia di rappresentare anche Homers. Quindi eventualmente mi prenderò qualche minuto in più dovendo coprire i due interventi, ma cercherò di essere brevissimo. Parto a questo punto, direi, in senso cronologico da ACMOS, così forse si spiega un po' anche l'evoluzione dell'esperienza e del pensiero. ACMOS è un'associazione ormai che ha una certa storicità, ha quasi 25 anni di vita. A Torino nasce e resiste, diciamo, come associazione giovanile, in particolare sul tema dell'educazione alla cittadinanza. I giovani che la componevano allora e che continuano a comporla oggi, con un certo turnover, perché se no non sarebbero più giovani, hanno sentito l'esigenza intanto di autoformarsi alla cittadinanza prima di fare i formatori alla cittadinanza e si sono convinti allora e sono rimasti convinti del fatto che uno degli elementi maggiormente formativi, autoformativi, fosse il convivere, il vivere insieme e quindi l'essere costretti a mettere in comune parti significative della propria vita, mediare conflitti, darsi diciamo una dimensione di accoglienza e quindi la parte di comunità, di costruzione di comunità, adesso diremmo dico housing, ma diciamo comunque di comunità, è stato un elemento sempre essenziale nell'esperienza di ACMOS, che ha costruito comunità in tantissime forme, diciamo comunque comunità di per lo più convivenza tra giovani. Questo tipo di attività è diventato anche, su proposta di ACMOS, una politica pubblica della città di Torino, una in particolare che è quella delle coabitazioni solidali, che credo sia paradigmatica e molto interessante. Non so se ha avuto già una replicabilità su altre città in giro per l'Italia. ACMOS che cosa propone alla città di Torino? Propone di occupare legalmente gli immobili di edilizia residenziale pubblica che erano vuoti e che necessitavano magari di interventi di ristrutturazione che non venivano fatti, quindi erano vuoti e non potevano essere immediatamente riempiti, dicendo li occupiamo noi come giovani, li mettiamo a posto a nostre spese ci rendiamo disponibili in questi stabili di edilizia popolare che avevano diverse problematiche di convivenza, di diventare un po' una sorta di portierato sociale di questi immobili, mettendo a disposizione delle ore di volontariato. Questo con il beneficio per il giovane di dargli la possibilità di magari uscire di casa e quindi fare un proprio percorso di autonomia, potendo contare sul canone dell'edilizia popolare, poi sostanzialmente, e quindi un canone molto, molto basso per incominciare la propria vita autonoma e diventando sostanzialmente portiere sociale di questi immobili molto grossi. Normalmente ad ACMOS e poi ad altre organizzazioni, perché ripeto, questa è diventata una politica pubblica a cui anche altre organizzazioni stanno contribuendo a Torino,
normalmente in uno stesso stabile venivano dati 2, 3, 4 alloggi in uno stesso grande stabile, in maniera che fossero più giovani in rete che potessero svolgere questo servizio, che quindi diciamo la messa a disposizione di ore, di attività, eccetera, fosse più impattante. A partire da questa esperienza di comunità, di coabitazioni solidali, insieme con una rete di altre organizzazioni torinesi, è stato dato vita a quello che veniva evocato, il Buenavista, che è un grande stabile, un patrimonio post-olimpico, diciamo, che finite le Olimpiadi era il villaggio olimpico delle Olimpiadi del 2006, rimasto vuoto. ACMOS con altre realtà si candida a gestirlo a favore degli operatori sociali e dei lavoratori delle cooperative sociali di tipo B, quindi di inserimenti lavorativi, individuando in queste categorie diciamo degli elementi di fragilità. Per i secondi è evidente, sono fragili perché se no non sarebbero inserimenti lavorativi, i primi invece fragili perché spesso soggetti a bassissimo reddito. L'idea quindi era quella di prendere questo ex villaggio olimpico, pagare un canone alla fondazione pubblica che ce l'aveva in carico, garantire tutte le utenze, le manutenzioni, eccetera, e locare gli appartamenti di questa struttura, in tutto sono circa 45 appartamenti, a questi operatori, a questi lavoratori, diciamo, di cooperative sociali e di enti del terzo settore. Nel fare questa iniziativa, che dal 2012 è attiva e compie quindi quest'anno proprio 10 anni, abbiamo incontrato alcuni architetti che avevano un passato anche di architettura partecipata molto importante, arrivavano dall'esperienza di Avventura Urbana, Matteo Rubiglio e altri, diciamo rappresentati da Matteo Rubiglio, e avevamo chiesto a Matteo e al suo team di curare loro la riqualificazione di questa struttura del Buenavista. Da allora, ragionando e riflettendo su questa esperienza del Buenavista, ci siamo convinti insieme che un modo intelligente di intendere l'architettura, l'edilizia, l'urbanistica poteva incontrare il sociale e aprire a modelli innovativi di abitare. Da lì la nascita di Homers, che cercava di incrociare appunto persone che intenzionalmente sceglievano di vivere la propria abitazione condividendola con altre persone. Ci siamo convinti che ci fossero tante persone che potevano scegliere uno stile di vita poi sostanzialmente più votato alla condivisione, e da qui per esempio tutto il tema delle comunità energetiche, dei gruppi di acquisto solidali, dell'apertura al territorio, della rigenerazione urbana, e chi più ne ha più ne metta, facendo, diciamo, mettendosi insieme potevano trasformare la propria vita privata, i propri spazi di vita privata in qualche modo in qualcosa che impattasse in maniera più allargata su ciò che li circondava. Nasce così Homers. Homers di fatto è una società di servizi che si propone di individuare quelle famiglie che vogliono fare un progetto di vita di co-housing e accompagnarle alla realizzazione di questo co-housing, visto che realizzare dei co-housing poi è cosa piuttosto difficile perché necessita di tante professionalità. Le più banali, diciamo, sono quelle di carattere architettonico, di ingegneria, eccetera, eccetera, ma non solo, anche di progettazione sociale, finanziarie, e chi più ne ha più ne metta.
Homers di fatto come modello di impresa è una società benefit, è un SRL società benefit, perché penso che anche questi siano aspetti che interessano alla discussione di stasera, quindi diciamo modelli di business di queste attività. È un'impresa benefit che di fatto ha come modello quello di vendere servizi a queste persone che si rivolgono appunto ad Homers per realizzare i propri co-housing e di fatto promuove o realizza co-housing quasi esclusivamente in forma appunto intenzionale, diceva Marco che mi ha preceduto, direi il che significa in forma privata, tra virgolette, nel senso che quindi sono persone che mettendosi insieme decidono di acquistare insieme un immobile da ristrutturare completamente. Alla fine di questo processo di trasformazione ciascuno sarà proprietario di una porzione dell'immobile, diciamo di un appartamento, e comproprietario delle ampie porzioni comuni, quindi sarà di fatto alla fine un condominio collaborativo, solidale, chiamiamolo come volete, un co-housing appunto, dove le parti comuni non si limitano al pianerottolo, all'ingresso e alle scale, ma saranno dei locali in cui ospitare attività, la lavanderia comune, la sala per le feste, una foresteria, l'orto, la falda del tetto che diventa comunità energetica, magari condivisa anche con gli altri palazzi vicini, eccetera, eccetera, eccetera. Proprio lavorando su Homers e avendo nel DNA la vocazione e l'origine in qualche modo più sociale, ci siamo resi conto di come questo tipo di comunità intenzionali che fanno co-housing sono comunque comunità che devono fare i conti con la possibilità di diventare proprietari, e abbiamo incontrato tantissime persone che volevano, diciamo, costruire dei co-housing, ma che avevano scarse risorse. Considerate che c'è sempre il misunderstanding per cui costruire co-housing sembra che debba o possa costare di meno rispetto a un'abitazione normale, cosa che ai noi non è così, almeno noi non riusciamo, ma crediamo sia impossibile realizzare una casa che costi anche meno, perché una casa super dotata, nel senso dotata di spazi comuni, eccetera, realizzata tutta su misura, realizzata da zero, spesso chi sceglie il co-housing lo sceglie anche in zone, non voglio dire di pregio, ma comunque in zone se non centrali, semicentrali, non sicuramente periferiche, rende il co-housing non per tutti. Allora, invece, avendo tantissime persone che ci chiedevano, o proprio persone in qualche modo fragili che ci chiedevano una mano, che ci chiedevano casa, possibilità di avere una casa quale che sia, purché decorosa, o persone che ci chiedevano la possibilità di fare comunità intenzionali, ma non in forma proprietaria, abbiamo dato vita appunto a Homes for All, che già nel nome in qualche modo c'è il suo programma, che vuole appunto dare casa, è una casa di valore per tutti, una casa abilitante in qualche modo per tutti. Homes for All di fatto ha un sistema tutto diverso e, come già diceva Marco, avendoci ben studiato, di fatto Homes for All si caratterizza per essere un club di investitori etici, poi sostanzialmente. Quindi il nostro primo sforzo è quello di raggruppare un gruppo di investitori sia attraverso il crowdfunding, quindi con piccole sottoscrizioni da un minimo di 500 euro, fino a invece grandi investitori. Abbiamo investitori che hanno investito 150.000 euro, 200.000 euro. Abbiamo raccolto in totale oltre 1 milione di euro in
poco più di un anno, quindi abbiamo fatto un round di investimento in cui abbiamo raccolto 1 milione di euro in capitale. Adesso entrerà con uno strumento finanziario partecipativo anche l'ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, che diciamo è l'ente caritatevole più importante e più storico della città di Torino, con una sottoscrizione di uno strumento partecipativo da 500.000, quindi abbiamo superato e entrerà proprio adesso a maggio, quindi diciamo a fine maggio avremo raccolto già 1,5 milioni di euro. Con questa dotazione, a cui si collega, si aggiunge, si affianca invece tanti proprietari di alloggi che per mille ragioni o non avevano capacità di gestirli da sé o non volevano più gestirli da sé per le difficoltà di mettere in locazione i propri appartamenti, che ci hanno dato in gestione i propri appartamenti, quindi senza conferirceli, ma ce li hanno semplicemente dati in gestione. Quindi diciamo, con questa dotazione di denaro e dotazione di immobili, abbiamo per ora messo insieme una cinquantina di appartamenti, in parte acquistati con il denaro, acquistati e ristrutturati, in parte presi in gestione, e in collaborazione con la città di Torino, per ora descrivo l'attività su Torino, abbiamo messo questi appartamenti in locazione a canoni calmierati. Spesso, dicevo, della collaborazione con la città di Torino anche a emergenze abitative, in cui la città riesce con ciò a non albergare, è un brutto termine ma un termine che usano le istituzioni, a non albergare le persone in emergenza abitativa al costo per la città di Torino di oltre 1000 euro al mese per ogni albergato, ma riesce a metterle, diciamo, nelle nostre strutture, con ciò producendo un risparmio notevole, perché in una nostra struttura, quando anche la città coprisse interamente l'affitto e tutte le utenze, spenderebbe al massimo sui 500 euro, poi a seconda della dimensione, diciamo, dell'appartamento, quindi risparmierebbe la metà. Stiamo ragionando con la città di Torino, insieme con il Fondo dell'Innovazione Sociale, su cui abbiamo candidato il nostro progetto, siamo stati assegnatari di un contributo considerevole del Fondo di Innovazione Sociale, forme anche di pagamento di risultato, quindi la città ci retrocede una parte del risparmio che genera come premio di risultato, e questo, diciamo, aiuta il nostro conto economico e quindi la sostenibilità dell'iniziativa, e ci permette di acquisire nuovi appartamenti e avere mano a mano un impatto sempre maggiore. Scusa se ti interrompo, ti vorrei chiedere una cosa. Diciamo che la cosa che ci interessa a noi, diciamo, come ABC, è la possibilità sostanzialmente di integrare in un unico progetto sia il co-housing sociale che chiamiamo il co-housing privato, cercando di andare in sinergia tra le due tipologie, perché in parte perché le tipologie, diciamo, immobiliari per il co-housing privato non sono molto disponibili, diciamo, a Roma in particolare, ma in generale diciamo degli immobili adatti per un uso, diciamo, comunitario sono difficili da trovare. Cioè è più facile realizzarli ristrutturando che trovarli già pronti, e quindi, diciamo, l'idea di una possibile integrazione sostanzialmente tra fondi pubblici per realizzare co-housing sociali integrati con fondi da crowdfunding immobiliare e praticamente che porti praticamente a un'integrazione tra i due modelli, tu lo vedi come una cosa possibile dalla tua esperienza? Allora, io in parte ho già detto nella prima parte del mio intervento che spesso, appunto, c'è questo grande equivoco per cui il co-housing, per il semplice fatto che sia co,
debba essere anche free o quasi free, cosa che non è possibile, nel senso qualcuno, sono purtroppo interventi molto costosi, più costosi dell'abitazione normale, diciamo così, per i motivi che ho già detto prima, e quindi necessitano di qualcuno che copra, diciamo, questi costi. Ora, nel caso del co-housing privato, adesso per usare questa espressione semplificatoria, questi fondi arrivano dalle famiglie che ciascuno mette secondo le proprie disponibilità e si riesce a costruire con queste risorse non banali, non poche risorse, dei co-housing. L'ente pubblico, vagamente inteso, può integrare e quindi sostenere iniziative di questo tipo? Sì, quando questi co-housing, sì, dico io come affermazione di principio, quando questi co-housing rispondono anche a un qualche interesse generale. Quale può essere questo interesse generale? Beh, per esempio, se all'interno del co-housing si crea una mixité di situazioni tali per cui, come nel caso delle coabitazioni solidali di cui raccontavo prima, le persone mettono a disposizione del proprio tempo per accompagnare, ad esempio, condizioni di fragilità e con ciò far risparmiare in qualche modo al pubblico la cura che dovrebbe essere resa per queste condizioni di fragilità, quindi immaginare delle specie di villaggi solidali, di edifici solidali in cui a persone totalmente abili, e anzi potremmo chiamarle quasi dei caregiver, si affiancano invece persone bisognose di qualche forma di cura, beh, la cura prestata a queste persone potrebbe essere in qualche modo incentivata riducendo il costo dell'operazione. C'è da dire una cosa che, come vediamo, noi abbiamo inserito anche il tema del co-working, no? All'interno di questo serie seminari, quindi diciamo che l'integrazione tra co-housing di tipo sociale, di co-housing di tipo intenzionale e di co-working in un'unica unità abitativa permette, a mio parere, potenzialmente di avere delle sinergie sociali, perché praticamente, prima di tutto, tra l'altro, permette l'integrazione all'interno di un progetto abitativo, diciamo, di persone abili e non abili, no? Per esempio, sostanzialmente non solo, cioè, perché il rischio generale del co-housing, specialmente a mio parere del senior co-housing, è quello di finire per essere un ghetto, no? Quindi un ghetto dorato per anziani, mentre qui l'idea, il modello che noi vorremmo proporre è quello proprio del co-housing multigenerazionale, proprio per evitare, diciamo, questa forma di ghettizzazione dorata che a mio parere un po' rappresenta il senior co-housing, no? Anche nelle forme commerciali che si stanno sviluppando, no? Perché voglio dire, tu sai bene che si sta sviluppando anche una forma di senior co-housing di tipo commerciale. Ora, il punto qual è? È che probabilmente anche da un punto di vista urbanistico c'è una possibilità che, per esempio, gli oneri di urbanizzazione, per esempio di un progetto privato, possano essere finalizzati anche a un progetto di tipo sociale. Cioè, quindi voglio dire, se c'è una volontà da parte dell'amministrazione, c'è una possibilità di integrazione anche degli oneri di urbanizzazione. Assolutamente, questa per esempio è tuttora, perché non posso dire ancora è tuttora una nostra battaglia. Faccio due esempi. A Torino gli spazi comuni fanno SLP, cioè superficie lorda di pavimento, su cui quindi si pagano gli oneri e per cui ci sono poi i limiti di edificazione, mentre a Milano non lo fanno. E quindi oggi, per dire, realizzare un co-housing a Torino è penalizzante, perché se uno ha
1000 metri quadri di possibilità di realizzare appartamenti, se ne vuole destinare 100 agli spazi comuni, potrà vendere, diciamo, permettetemi il termine volgare, solo 900 metri quadri alle famiglie, perché 100 faranno cumulo rispetto alla capacità edificatoria complessiva del lotto, e in più verranno pure tassati anche le parti comuni, e quindi verrà tassato gli oneri di urbanizzazione, di costruzione, eccetera eccetera. Già solo questa cosa, che è stata possibile a Milano, ad oggi non è possibile a Torino, e mi risulta che la maggior parte delle amministrazioni in giro per lo Stivale segua il cattivo esempio di Torino e non il virtuoso esempio di Milano. Questo per dire è solo un esempio. Senti, prima di lasciare la parola a Irma, vorrei solo che accennassi al progetto Sinecheio, se ne sei ecco, sì. Sinoicheo, che abbiamo mutuato dal greco, che vivere insieme, sinoicheo, quindi diciamo una forma arcaica di cohousing, almeno come espressione, è la nostra sforzo in qualche modo di portare il modello di cohousing, che in qualche modo mutuiamo dal nord Europa, perché nel nord Europa è piuttosto diffuso, mentre in Italia ci sono pochissime esperienze, e quasi tutto il nord Italia, quindi diciamo nel nord Italia noi stiamo mutuando con molta fatica e con pochissimi casi un'esperienza del nord Europa. L'idea è di portare più nella Magna Grecia, e quindi nell'area ancora più mediterranea, e quindi anche nel centro e sud Italia, l'esperienza del cohousing. Da lì il termine greco, che quindi un po' evoca la Magna Grecia, il nostro tentativo di portare un modello di collaborazione che a nostro avviso sarebbe quasi più naturale in un'area mediterranea che non nel nord Italia, proprio per, anche, diciamo, per uno stile di vita votato in qualche modo di più alla socialità, alla collaborazione, eccetera. Oltre che per alcune caratteristiche specifiche, direi quasi climatiche, quindi gli spazi verdi, ma le stesse comunità energetiche avrebbero molta più resa e molto più interesse in aree mediterranee anziché in aree nordiche, se per nordiche intendiamo Nord Europa, eccetera. E quindi la constatazione che il cohousing di fatto sotto Firenze non esiste praticamente in Italia, ci spinge a cercare di proporre questa iniziativa nel sud. In più, nel caso del sud Italia, non ci sfugge che esistono ed esisteranno sempre di più attraverso i fondi PNRR risorse dedicate e a fondo perduto proprio per realizzare investimenti molto più che nel nord, e da questo punto di vista si riuscirebbe forse, questa è la scommessa, a inverare proprio la domanda che tu mi facevi, cioè come realizzare cohousing che vengano in qualche modo, a cui si riconosca un incentivo per essere realizzati. Tra l'altro questo risponderebbe per esempio anche ad altre questioni come lo spopolamento di molte aree del nostro paese, in particolare del Mezzogiorno, di alcuni borghi minori, eccetera. C'è anche il tema della riqualificazione, ad esempio, dei beni confiscati, il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie. Visto che sono anche un militante di Libera, c'è il grosso tema di non vendere i beni confiscati, perché rifinirebbero nelle mani dei mafiosi, venderli invece a comunità di abitanti, diciamo, in qualche modo permetterebbe allo Stato di fare cassa, permettetemi, ma di garantirsi rispetto al fatto che
essendo acquisiti da una collettività e non da un individuo, di non avere una testa di legno, diciamo, che riacquisti per conto del mafioso il bene a lui sottratto. Certamente sono delle tematiche molto, molto interessanti e molto ampie, e che possiamo anche riprendere magari con, diciamo, con delle domande successivamente. Io mi permetterei però di introdurre rapidamente Irma Missaglia, che ha atteso con grande pazienza e attenzione a tutte le nostre considerazioni. Leggevo solamente un attimo, mi prendo qualche minuto per introdurre appunto anche le motivazioni che ci hanno spinto a contattarla, eccetera, no? L'interesse nei confronti, suscitato nei confronti di Simpatia, diciamo, è motivato dall'attenzione relativa alla composizione sociale all'interno dei gruppi che si orientano verso il co-housing. L'immagine correttamente diffusa, leggo perché preferisco avere qualche riferimento più preciso. L'immagine corrente diffusa del co-housing vede nella maggior parte dei casi gruppi sociali abbastanza omogenei, sostanzialmente composti da singoli individui, da nuclei familiari per lo più di giovani, perfettamente in grado di gestire una vita sociale tra virgolette normale. Ma non tutta la società risulta così composta. Diversità di carattere anagrafico, di abilità motorio-fisica in generale, generano spesso disuguaglianze e discriminazioni. In particolare facciamo riferimento alla diversità delle abilità tipiche della vita quotidiana. Stiamo parlando delle persone non più giovani e di quelle persone che hanno disabilità fisiche dovute a traumi, incidenti e malattie di carattere medico o genetico. Siamo convinti, e questo lo dico a nome anche dei miei amici dell'associazione, che nonostante queste disabilità e disagi personali, tutti gli esseri umani abbiano l'esigenza di una socialità e di convivenza e comunicazione che attiene al diritto specifico all'assoluta eguaglianza tra tutti gli esseri umani. Cioè, parliamoci chiari, tutti gli esseri umani a certi livelli sono uguali, non ci sono, anche se sono diversi fisicamente, per capacità, eccetera. L'agire pratico, tuttavia, ci mette di fronte a diversità di comportamento e di abilità nel fare le cose che nelle persone disabili si configura come una carenza. La cosa che ci ha colpito maggiormente nella impostazione di pensiero dell'associazione Simpatia è l'uso specifico di questo termine, che si configura in maniera assolutamente diversa dal termine mancanza. Sono due termini che sono, ove quest'ultima si caratterizza come il dover partire da zero. La carenza, al contrario, basandosi sulle qualità umane, con la conoscenza della prassi e la fantasia, può portare a colmare o migliorare un minus. Su queste basi apprezziamo particolarmente l'attività dell'associazione, che utilizza metodi di avanguardia scientifici per superare le carenze di abilità in un quadro di esercizio collettivo delle persone in difficoltà, tramite ad esempio l'uso di mezzi informatici, dei sistemi di programmazione liberi e gratuiti, estensibili a chiunque, previa naturalmente la guida di tutor esperti. Riteniamo che il co-housing, come già accennato, non sia destinato alle sole persone normali, tra virgolette, ma che possa essere esteso a tutti gli esseri umani con esigenza di rapporto collettivo e nello stesso tempo che, per quanto possibile, non abbia una funzione assistenziale, ma che attraverso metodologie di recupero delle abilità si possa avvicinare anche alle persone in difficoltà, senza imporre un gravame agli altri, avendo come obiettivo la massima autonomia delle persone disabili. A tale scopo nasce l'associazione dell'89, credo, quindi è molto, molto precedente, ma nasce, c'è uno scatto notevole nel 2010, Simpatia Servizi, con soluzioni abitative come gli appartamenti palestra. È una cosa che mi colpisce molto, e veramente, che hanno la funzione di consentire prove
di autonomia inerenti alla residenzialità, cioè una cosa specifica. Naturalmente la concreta attività dell'associazione, io sono architetto, è uno stimolo per coloro che progettano e rigenerano le entità urbane a riconsiderare ed adeguare gli spazi, tutti i mezzi per la mobilità, ascensori, mezzi di locomozione e tutti gli spazi di connessione, corridoi, scale, spazi di manovra, e accessi all'esterno, rampe. Contemporaneamente, per rispondere alla richiesta di lavoro, ecco, qui mi piace la seconda parte di simpatia, mi fa ancora più simpatia. Per rispondere alla richiesta di lavoro, inizia l'attività di simpatia lavoro come una sorta di co-working che consente di lavorare nello stesso ambiente di vita, sviluppando processi lavorativi comuni. In questo caso apprezziamo particolarmente la connessione tra lavoratori abili e lavoratori disabili in un'iniziativa come la lavanderia e la sarteria, che consentono non solo un lavoro collettivo unito alla riabilitazione, ma anche un fattore economico e produttivo che favorisce la sussistenza, la sopravvivenza economica delle iniziative. Per questo, apprezzando particolarmente il contributo di questa associazione, chiediamo nello specifico a Irma Missaglia, direttrice generale della cooperativa sociale Simpatia, riferimenti più ampi ai contenuti e ad un'esposizione delle attività svolte e dei metodi messi in atto per contribuire con questa originale visione allo sviluppo del co-housing e del co-working. E con questo, ti do la parola. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, partiamo sì dalla simpatia che è nata sulle ceneri di un nightclub che si chiamava Simpatia, quindi è poi diventata Simpatia, insomma. Nata dal desiderio di imprenditori comaschi di creare uno spazio per persone con disabilità acquisita, perché sul nostro territorio era molto presente le associazioni ANFAS che accoglievano persone con disabilità della nascita, con l'obiettivo di restituire a queste persone comunque, per quanto fosse possibile, una normalità. Io sono arrivata, la cooperativa è stata fatta nell'89, è stata avviata nel 99 perché ha avuto un decennio insomma, di difficoltà anche con Regione Lombardia e nel 99 è stata aperta e sono arrivata nel 2002. Allora, io arrivando tra l'altro da un'esperienza di quasi 30 anni nella tossicodipendenza, quello che ho cercato di guardare qui è ciò che avevano, non ciò che non avevano. Quindi già la visione sulla disabilità, su ciò che hai, non ciò che non hai. Quello che non hai non ce l'hai più. E così. E quindi l'esigenza di inserire la tecnologia a disposizione, le prime erano proprio i computer per comunicare, per scrivere, inserire la tecnologia a supporto per la realizzazione di una vita in autonomia. Quindi l'idea dell'autonomia è sempre stata molto presente fin dall'inizio. Non è l'autosufficienza, non è l'indipendenza, ma è l'autonomia possibile, con l'obiettivo di uscire dall'assistenzialismo. Cioè il fatto di avere all'interno della nostra struttura l'ascensore domotico non era per creare, mi fa piacere che gli architetti lo sappiano, qualcosa in più, era per dare autonomia, cioè poter decidere dove vivere la giornata, se al primo piano o al terzo fa la differenza, ti cambia già la giornata. Poter utilizzare una carrozzina a mano o elettrica o in un altro modo fa la differenza. Poter uscire e non sentirsi addosso l'occhio del disabile, come accennavo nella conversazione libera che abbiamo avuto prima, perché la carrozzina elettrica per qualcuno è il segno, il marchio un po', no, della disabilità. Teniamo conto che noi abbiamo il 99% di persone con disabilità acquisita, quindi incidenti da strada, incidenti sul lavoro e malattie stroke, per esempio, non so, infarti a 28 anni, a 30, che comunque limitano una parte della loro vita. Quindi l'idea di utilizzare la tecnologia, quindi è nato il polo tecnologico, il centro di ricerca, dove cerchiamo in giro per il mondo ciò che esiste già e viene personalizzato. E poi ci sono questi ingegneri tutor che aiutano le persone ad arrivare a fare ciò che desiderano. Ultimamente, proprio parlando di lavoro, abbiamo visto che un ragazzo che è stato giovane, 32 anni, operato di un tumore, ha ripreso la sua attività utilizzando stampante 3D e sta oltre ai disegni, per cui questo è il lavoro che faceva prima, sta facendo degli ausili di supporto per i suoi compagni con la stampante 3D.
Questo è un inizio, perché l'obiettivo è poi quello di contattare le aziende del territorio perché lui possa comunque avviare un percorso protetto nelle aziende. Quindi questo è un po' il percorso, questo è un esempio di quello che fa simpatia sulle persone. Quindi l'idea dell'autonomia è molto presente. Tenete conto che dal 2004, cioè da quando abbiamo inserito il fascicolo informatizzato ad oggi, abbiamo riportato a casa 81 persone, tenendo conto che in Lombardia la residenza sanitaria per disabili è fatta per accogliere e trattenere. Noi abbiamo creato un sistema che invece sia un momento di passaggio. Per i più gravi può essere anche la loro casa, perché comunque ci sono incidenti gravissimi, e all'interno della gravità anche quello che può muovere solo un sopracciglio può scrivere. Quindi questo è ciò che abbiamo in questo strumento, in questo momento uno strumento di cui siamo gli unici distributori in Italia, che è proprio il Cyberly, che permette di comunque intanto esprimere i propri bisogni, perché se riesco a comunicarli già una parte del mondo che è questo, io dico sempre questo spirito chiuso in un corpo che non funziona più, però c'è uno spirito molto vivace. Uno dei nostri ragazzi che seguiamo, perché seguiamo un po' persone in tutta Italia, che vive a Sacile, sta scrivendo il terzo libro. Per lui questa è la sua vita, quindi con uno strumento, e lui muove solo un sopracciglio. Quindi questo movimento riesce comunque a esprimere il suo desiderio, i suoi pensieri, ma addirittura a farne qualcosa di utile per gli altri, che è come per lui. Avendo molto forte questo concetto di autonomia, sono nati poi gli appartamenti palestra. Tra l'altro i nostri progetti sono nati sempre su una spinta di un bisogno. Poi è anche vero che abbiamo avuto Regione Lombardia che ad ogni richiesta ha sempre risposto, proprio perché credo che siamo gli unici in tutta la regione che ha solo disabilità motoria acquisita, quindi essendo l'unico di riferimento. E abbiamo fatto gli appartamenti palestra proprio perché alcuni di loro avevano raggiunto una buona autonomia, ma la famiglia non, per vari motivi non li ha più riaccolti. E proprio sul desiderio di uno di loro, io ricordo quando l'ho portato a casa, aveva chiesto la moglie la separazione, tornando dal tribunale gli ho chiesto: ma che cosa posso fare per te? E lui mi ha detto: vorrei avere un luogo dove accogliere i miei figli, aveva due bambini. E quindi da lì siamo partiti, con l'aiuto di imprenditori del territorio sono nati gli appartamenti, che sono diventati palestra, perché comunque le persone, passando da delle abilità complete a delle abilità ridotte, hanno bisogno di riprogrammare, io dico proprio riprogrammare un po' la loro vita, utilizzando tutto quello che oggi esiste veramente nel mondo. Allora nel 2008, perché li abbiamo preparati nel 2008, abbiamo speso per 4 appartamenti all'incirca 80.000 euro. Oggi si spende 10.000 euro, perché nel frattempo la tecnologia è cambiata, c'è il wireless, non devi più tirare fili, l'importante è avere la corrente elettrica, e poi davvero si stanno facendo molte cose. Questi giorni, per esempio, i nostri ingegneri stanno con un software gratuito di un ragazzo di Palermo, perché poi lavorando in rete, stanno cercando di mettere un'applicazione a uno strumento che oggi c'è, mi sta sfuggendo il nome in questo momento, che entra in casa e gli dai l'input. Perché per esempio lo spastico, quello che ha difficoltà a parlare, il software non riconosce la voce. Questi studenti di Palermo, insieme al nostro ingegnere, stanno cercando un'applicazione perché intercetti la chiamata dello strumento che tutti utilizzano e poter sentire, accogliere la persona, il linguaggio, la voce della persona in aria. Quindi, ecco, per riassumere, questo è un po' il lavoro che facciamo. Personalizziamo anche strumenti che l'ente l'INPS, cioè che le ATS, le ASL danno, perché loro ti danno la possibilità di avere lo strumento, però se non lo puoi usare poi rimane lì. Quindi questo è un po' il lavoro che fa il polo tecnologico e il centro di ricerca. Proprio su quest'onda nel 2013-14 Regione Lombardia ci aveva chiamato a sperimentare, su indicazione del Ministero, un progetto che è chiamato Centro Territoriale per la Vita Autonoma e Indipendente, cioè metterci a disposizione di tutti quei cittadini che in qualche modo avevano bisogno di tornare a fare una vita indipendente. Questo era legato chiaramente all'area della disabilità. In un anno e mezzo noi abbiamo visto 178 persone in più. Erano poche, ma erano numeri sufficienti per capire
che comunque eravamo sulla strada giusta, quella di poter mantenere le persone al proprio domicilio, se non avevano una casa, prepararla per loro e addestrarli. Il passaggio da qui al co-housing è stato molto naturale, perché a quel punto Regione Lombardia ha detto: benissimo, visto che voi avete in testa molto da sempre una sperimentazione lunga su questo concetto che uno può uscire dall'assistenzialismo, ha dei bisogni e vengono soddisfatti dagli assistenti, ma è diverso sentirsi assistiti a vita perché qualcosa tu non lo puoi più fare. E quindi ci ha chiamato, abbiamo partecipato con Regione Lombardia alla preparazione di questo progetto europeo che si chiamava progetto Alpino, un bando alpino, che poi non è passato, ma che noi abbiamo chiesto comunque di continuare. E quindi ci hanno inserito come partner titolati a sperimentare modelli di co-housing sociale secondo le esigenze territoriali, rivolti alla generalità delle persone. Cioè abbiamo allargato il concetto dell'autonomia alle persone che in un momento della loro vita possono vivere un momento di fragilità. E per evitare di fare, come si dice a Como, il ghetto degli sfigati, siamo andati a intercettare invece, casualmente, adesso magari condivido anche immagini, siamo andati a intercettare, allora siamo andati a intercettare, intanto vedo di ripescarlo, siamo andati a intercettare dei luoghi dell'ente pubblico, in questo caso era il comune dove io abito, che è il comune di Grandate. Allora, non so se riesco a non far pasticci a condividerlo. Ok. Allora, dove io abito, tra l'altro in quel periodo io facevo la presidente della scuola dell'infanzia e lavorando un po' col comune avevo visto che il comune di Grandate aveva a disposizione due cortili ristrutturati da non molti anni dove erano stati fatti per gli anziani in autonomia, ma in realtà Grandate è un piccolo paese al confine di Como, al confine della Svizzera, con un buon reddito, cioè nel senso che erano pochi gli anziani che non avevano la casa e che quindi avevano bisogno di rimanere, di essere aiutati. Quindi in questi spazi che vedete, quindi il comune di Grandate è entrato come partner del progetto europeo e quindi ha iniziato questa sperimentazione con noi. Poi cosa è successo? In paese c'è un albergo che poi vedete che ci serve anche per altro, un albergo un po' disabitato, nel senso che il proprietario utilizzava il ristorante, le camere, ma aveva il secondo e il terzo piano con monolocali, bilocali, trilocali vuoti, non utilizzati. Quindi abbiamo ragionato un po' con loro, l'abbiamo coinvolto e siamo andati in convenzione a prendere i due piani dell'albergo. Facendo così, cosa è successo? Che abbiamo cominciato a costruire questa particolare forma di vicinato, anche perché nei cortili che abbiamo visto prima vivono le famiglie normalissime, di proprietari delle loro case. Quindi noi siamo entrati negli spazi vuoti di proprietà del comune, ma all'interno di normali cortili. Quindi persone in cui ci siamo presentati, abbiamo condiviso con loro il nostro progetto, perché poi c'è un sistema di mutuo aiuto di cui abbiamo condiviso anche noi. Quindi l'idea era di rispondere a quello un po' il mandato che quando eravamo stati a Bruxelles ci avevano detto: il welfare europeo sta crollando, studiate delle soluzioni per aiutare le persone a uscire dall'assistenzialismo, perché comunque in Italia è molto presente. Io in questi anni poi abbiamo visto, ci hanno raccontato alcune famiglie, qui da noi poi c'è stata una grossa crisi, è stata chiusa una fabbrica che aveva 1200 dipendenti, sono rimasti 300, lavoravano marito e moglie, quindi molte famiglie si sono adattate, si sono date da fare, altre un po' più fragili con minori sono rimaste un po' indietro e quindi poi anche la casa di proprietà su cui avevano un mutuo, l'errore di passare dalla banca alla finanziaria, la finanziaria in poco tempo li ha messi sulla strada. Quindi abbiamo avuto famiglie raccolte vivevano in garage di amici e così via. Quindi l'idea è stato un co-housing proprio che ha una componente ferma, definitiva, che sono gli anziani e i disabili, che possono rimanere quanto per anziano
finché vuole. Tra l'altro, quando siamo arrivati noi, c'era un regolamento in quel cortile del comune dove gli anziani che arrivavano all'età di 85 anni, le famiglie avrebbero dovuto collocarli eventualmente in RSA. Invece con il sindaco abbiamo detto, ma perché? Noi abbiamo in questo momento gli anziani che sono presenti, hanno 88, 92, 94, 96 anni, questo un po', e vivono molto bene, hanno comunque un occhio vigile poi della figura che dirò dell'amministratore sociale, ma comunque possono rimanere nella loro casa, quella che hanno vissuto per molti anni. Quindi l'idea era proprio questo, di favorire l'offerta abitativa di spazi privati, unitamente a spazi comuni, con una comunità costruita da persone fragili, ma anche persone normali. Le persone fragili che sono passate in questi anni sono stati padri separati, donne che uscivano da violenze familiari, disabili e anziani. E le persone che hanno ritrovato la loro strada sono stati sia disabili, gli anziani no, li hanno mantenuti fino a che hanno potuto, ma l'altra generalità comunque ha trovato una propria autonomia. Quindi questo è quello che abbiamo fatto, e tra l'altro credo che questo sia un po' un modello che noi vogliamo, che stiamo sperimentando, che funziona molto bene, dove l'ente pubblico è il comune, l'ente privato che è il proprietario dell'albergo e il terzo settore possono lavorare insieme. Questa ne è la dimostrazione, tanto che ci sono già altri comuni qui intorno con cui noi lavoriamo già con questa finalità. Ecco, che cosa succede perché comunque anche il co-housing ha un costo, cioè non è gratuito, è sicuramente un affitto agevolato, anche perché molte famiglie all'inizio hanno bisogno del supporto del comune, che non ha più dove hanno minori che non hanno più lavoro, i primi mesi sono sostenuti dai comuni, e però scelgono questa strada perché sanno che poi aiuteranno queste famiglie ad essere autonome. Noi abbiamo avuto lì le prime coppie che erano 6-7 anni in carico ai comuni, quindi con un'enorme spesa. Pensiamo ai disabili che vivono nella nostra struttura. Io che poi gestisco l'altra parte so cosa sono i costi che Regione Lombardia sostiene per mantenere le persone nella struttura. È una bella struttura, ma è sempre una struttura, non è casa tua. Quindi anche qui con la possibilità di abbattere i costi della comunità, perché poi i soldi di Regione Lombardia sono quei soldi della comunità. Che cosa succede? Per riuscire ad abbassare ulteriormente i costi e anche per aiutare le persone a sentirsi utili e non degli sfigati, come dicevo prima, abbiamo inserito questo sistema di mutuo aiuto. La famiglia abile, quando entra, firma un patto di corresponsabilità e in base a quello che l'amministratore sociale, che è la figura che ha lasciato un po' alla fine, ma che tiene un po' la regia di questi progetti, assegna la pulizia della casa del disabile, dell'anziano, la spesa, la visita dal medico, dove questo servizio che il co-houser abile fa viene compensato da un abbassamento dei costi dell'affitto e delle utenze. Anche perché sempre la cooperativa che fattura il disabile, l'anziano, fattura anche alla famiglia o il padre separato. Paradossalmente, nei nostri disabili, ma anche gli anziani stessi, sono quelli che hanno più reddito. Il disabile che ha fatto un incidente, quello comunque che ha una risorsa per poter tornare anche a vivere una vita autonoma. Quindi è quello che si può permettere di pagare la famiglia che lava, pulisce, eccetera. E quindi paradossalmente diventano produttori di reddito per altri. La cooperativa quindi fatturerà al disabile anche le ore delle pulizie e toglierà, farà una fattura inferiore alla famiglia, al padre separato, alla donna sola, rispetto al servizio che ha fatto. L'amministratore sociale che segue queste persone le aiuterà a fare il budget familiare, accantonando le risorse che magari loro comunque ricevono dal loro comune, per aiutarli poi ad uscire e quindi cominciare ad accantonare tutto ciò che serve per avere poi una propria casa, e quindi l'affitto, le utenze, anche se poi Regione Lombardia, come credo altre regioni, aiutino con i primi 3 mesi di affitto. Però intanto comunque si accantonano delle risorse per evitare che arrivino. Ecco, tenete conto che quando escono in genere hanno un lavoro. Ecco, questa è una delle cose portanti per cui poi vengono inseriti. Perché l'abbiamo fatto? Per gli anziani, per l'invecchiamento della popolazione c'è,
c'è una riduzione della complessità della vita vivendo insieme. Riduzione della spesa pubblica, noi anche quest'anno presenteremo a Regione Lombardia quanto hanno risparmiato rispetto alle persone in carico, quindi non è una cosa ipotetica, ma è basato su dei dati reali. E poi c'è tutta questa questione comunque della solitudine e di rincoraggiamento alla socialità. Noi apriremo proprio la prossima settimana in un cortile uno spazio che l'abbiamo chiamato Un Tempo per Te, perché abbiamo visto che molte persone, anche nel paese, lì poi è vicino a un'area industriale abbastanza grande, che passano, si fermano, chiacchierano, parlano. Abbiamo capito che io vedo che quando passo via la sera poi faccio notte, perché passa uno e si ferma, altro si ferma, anche perché ho dimenticato di dire che nel cortile dove ci sono gli anziani è anche sede di associazioni, e abbiamo lasciato tutto ciò che c'era. C'è una sala che utilizziamo con una cucina per il pranzo di condivisione che si fa ogni 2 mesi, in modo che poi ognuno porta il suo, si mangia insieme chi vuole, e si riescono anche a intercettare i bisogni dell'anziano e la disponibilità delle persone abili, quindi col pranzo di condivisione. Questa cosa sta prendendo piede perché ci viene richiesta anche da altre associazioni che sono presenti. Tra l'altro lì all'interno c'è anche una palestra che viene utilizzata non solo per gli anziani e per i disabili, ma per le persone del paese o del territorio. Noi abbiamo messo il nostro fisioterapista a disposizione con dei prezzi agevolati sociali. Il perché è qui, credo che ho già accennato a parecchie cose. Vogliamo evitare l'istituzionalizzazione anche del disabile che può permettersi di vivere in autonomia. Accompagniamo le famiglie, i genitori separati, le famiglie con figli a uscire dall'assistenzialismo. Tra l'altro, uno di questi appartamenti viene usato da studenti. Abbiamo avuto un tirocinante della scuola di Padova che è stato ospite 3 mesi e ha condiviso il housing con loro. Abbiamo in questo momento un assistente sociale che ha vinto un concorso più al nord, che arriva da Palermo, e quindi sta fino a quando la stiamo aiutando a cercare casa. Quindi diciamo che non è fatto solo per chi ha un bisogno specifico, soprattutto, ma in tutte e tre direi le situazioni. Il modello, quello organizzativo, è proprio questo: uno spazio privato, perché lì ognuno ha la propria casa, sono monolocali, bilocali, trilocali, però ci sono anche degli spazi condivisi. In questo momento, per esempio, abbiamo fatto una lavanderia comune perché abbiamo visto che si risparmia tantissimo sul consumo dell'acqua, delle lavatrici e dei detersivi. Questo poi credo che non dico nulla di nuovo, i gruppi di acquisto, queste cose ormai avviate. Però, per esempio, la lavanderia è quella che ha permesso anche di intercettare, non so, l'anziano che non ce la fa più, oppure la famiglia che dice: io non ce la faccio più a seguire mio padre, e quindi la famiglia che dice: no, questo mese stiro io. Ecco, da questo condividere alcuni spazi si condividono anche i bisogni, si dividono i bisogni e le risposte ai bisogni. Nell'albergo, per esempio, nell'albergo che ha un ristorante ancora attivo, è diventato in questi anni lo spazio per i primi lavori per le donne, perché l'albergatore l'abbiamo talmente coinvolto in questo progetto sociale che lascia lo spazio, non so, la pulizia delle camere, l'assistenza in sala e l'assistenza in cucina come lavapiatti per 3 mesi, per 6 mesi, ma solo la partenza, il riavvio per chi ha perso un lavoro, o soprattutto per le donne che, avendo figli, sono quelle che hanno bisogno di avere dei tempi distribuiti meglio. Gli obiettivi di questo progetto è proprio questo: per gli anziani mantenere un invecchiamento attivo, per le persone in momentanea difficoltà ritornare all'autonomia anche con un inserimento lavorativo. Difatti quelli che sono usciti perché avevano tutti comunque raggiunto un inserimento lavorativo. E per far questo, credo di averlo segnalato in una slide, per esempio abbiamo coinvolto le agenzie del lavoro del territorio. Una ci ha messo a disposizione la valutazione delle competenze, un'altra la possibilità di rivedere il curriculum di queste persone, e in questo momento stiamo lavorando molto con il listino immobiliare di Como per quanto riguarda poi la ricerca della casa, la possibilità di tornare comunque in una casa normale, e di fare quello che stiamo facendo un po' a Cremona. Noi lavoriamo anche con
l'ambito territoriale di Cremona, che in alcune agenzie immobiliari hanno lasciato nei loro, alcuni immobiliaristi hanno lasciato nel loro condominio due appartamenti per progetti sociali. E quindi e questo è un altro, vedremo dove porterà e cosa farà questo. Le azioni sono quelle che abbiamo detto, favorire l'autonomia abitativa, davvero oggi la tecnologia aiuta tantissimo, il braccialetto per l'anziano che ti dice se sei caduto, eccetera, anche perché avendo comunque i server a simpatia vengono registrati tutti i dati, quindi diciamo che quello che è partito dal progetto madre si sta passando un po' in rivoli e sta andando verso, mettendo a disposizione quello che serve, la tecnologia, piuttosto che la parte più assistenziale per quanto riguarda gli anziani. Ecco, questo l'abbiamo già accennato, la sostenibilità sociale, chiaramente con sistemi oggi di sicurezza. Amministratore sociale, che cosa è successo? Quando ho preparato questo progetto con i partner europei, sono andata a vedermi in Italia fino a Ferrara, quindi nel Veneto, Milano, e nella zona dell'Emilia Romagna, i co-housing che avevano chiuso, quelli che erano aperti li vedevo, volevo capire che cosa mancava, che cosa succedeva. Questo l'ho fatto anche con degli operatori che vivono in un quartiere da Amburgo, c'è un quartiere di co-housing molto interessante, e con loro ci siamo un po' inventati questa figura, perché abbiamo visto che quello che mancava era un po' la regia. Ricordo una bellissima esperienza a Milano, dove c'erano al piano terra i disabili, a metà le famiglie, e erano saltati i disabili. Però nel momento in cui le famiglie avevano raggiunto la loro autonomia, gli studenti avevano finito il corso di studi, chi subentrava dei disabili se ne importava più, non più di tanto. E quindi ho avuto questi genitori che mi hanno detto: abbiamo dovuto riportare a casa i nostri figli perché... E allora abbiamo capito che forse ci voleva questa figura, che abbiamo chiamato amministratore sociale. È un po' diverso dal custode sociale, a Milano esiste molto il custode sociale, è il custode del condominio che intercetta i bisogni. Qui è qualcosa di più, accompagna le persone verso la vera autonomia, perché succede quello che ci è capitato un po' all'inizio, che le persone stanno bene nell'appartamento e da lì non vogliono uscire. Il prezzo è agevolato, il condominio è bello, ho creato le mie relazioni, non voglio uscire. Mentre invece l'amministratore sociale è quello che dall'inizio valuta il bisogno, segue l'accoglienza, condivide con la rete, quindi con i servizi invianti, il progetto e anche la sostenibilità economica del progetto. Per i disabili abbiamo attivi, per esempio, i progetti di vita indipendente, la Regione Lombardia li finanzia, dopo di noi. E mentre per le persone abili, padri separati, eccetera, in genere sono i servizi che ci chiedono di poter, e li supportano soprattutto nei primi mesi, che è importante anche quello, perché noi sappiamo e la famiglia o la persona sa che ha un tempo, per esempio, per riuscire a trovare lavoro, dopo il lavoro avrà altro tempo per trovare la casa, il progetto più lungo li può durare anche 2 anni, quindi, perché chi ha famiglia non è così facile trovare casa. Certo, Irma, c'è da dire che in un progetto come questo, come dire, la voglia di rimanere ci sta, perché voglio dire, insomma, sinceramente sembra una specie di paradiso terrestre, no? Voglio dire, è un po', un pochino, diciamo che in effetti non sarebbe male anche l'idea, no? Ora non so se poi vi interessa questo modello, però voglio dire, quello di comunque creare delle comunità stabili, cioè non solo per l'autonomia individuale, perché poi voglio dire, l'autonomia individuale significa di fatto che poi ognuno avrà la propria casa. No? Allora, abbiamo in corso un progetto, siamo partiti da questo, abbiamo in corso un progetto con un comune in periferia di Como che ha anche buone possibilità economiche, e io ho costruito con i servizi sociali e con il sindaco una progettazione di questo tipo. Lì ci saranno degli appartamenti definiti, nel senso che le persone che arrivano, però all'interno ci sarà anche una specie di co-housing, perché è importante che, secondo me, è importante che le persone si accorgano anche di chi è più fragile in quel momento. Quindi se entro in un progetto con un affitto agevolato, posso anche pensare che posso restituire qualcosa a chi ha bisogno, quindi questo secondo me è un altro sviluppo.
Loro hanno partecipato al bando di rigenerazione urbana di Regione Lombardia, hanno vinto il bando, quindi hanno le risorse. Pensiamo nel 2023 di poterlo far partire con questo sistema. Volevo dire una cosa riguardo invece alla diffusione, perché il nostro compito poi è la diffusione, adesso vorrei finire magari una slide, la diffusione del progetto. Beh, finivo così, finisco solo. Beh, intanto la questione che mettiamo sul tavolo è questa: noi non sostituiamo l'ente pubblico. Il nostro compito che ci siamo presi è quello di costruire risposte a noti bisogni, ma insieme. E l'idea come quello di Grandate, dove davvero l'ente pubblico, il privato e il terzo settore lavorano insieme, è un piccolo seme, perché è piccolo, di qualcosa che ci stiamo già sviluppando in questo momento su Piacenza, e ci ha chiamato anche Vercelli, credo che verranno in visita nel mese di maggio. Abbiamo pensato che il futuro potrebbe essere questo, visto che noi abbiamo anche la tecnologia al nostro interno, oppure questo, ma in questo momento noi lo pensiamo ancora così. Rispetto alla disseminazione, noi nel nostro lavoro, nel progetto di autonomia sulla residenza sanitaria, abbiamo l'obiettivo di riportare le persone vicino a dove vivono. L'esempio è di due persone: una era un'insegnante che insegnava a Varese, ha avuto un incidente, è stata investita, non potendo più lavorare, abbiamo fatto un progetto, l'abbiamo riportata in Calabria vicino alla sua famiglia. Un'altra signora invece molto giovane che ha avuto un aneurisma ha il figlio a Bari, e quindi abbiamo cercato, non potendo portarla a casa, il più vicino possibile a dove suo figlio stava crescendo di 6 anni. E con questo io ho trovato a Bari la nostra casa, che è un'oasi in un deserto, devo dire, perché il quartiere poi è quello vicino all'aeroporto, e con loro stiamo facendo un progetto di co-housing. Quindi cominciamo a disseminare, ha ragione Marco, verso il sud, perché comunque sono recettivi, perché li ho visti molto attivi, si sono messi in moto anche con Regione Puglia. Hanno le possibilità, devono intercettare comunque le possibilità economiche, quindi hanno preso una persona che li aiuta a intercettare anche le possibilità economiche, e l'idea è proprio questa di disseminarla. Io sarò la prossima settimana. Ti dico che su Roma, che noi diciamo, chiaramente l'abbiamo coniugato su Roma questo progetto diciamo di informazione su questi temi. Su Roma ci sono incredibilmente decine, se non addirittura centinaia, di immobili pubblici abbandonati, cioè nel senso non abbandonati a se stessi, cioè, quindi voglio dire, per esempio, che posso dire, un uso degli immobili abbandonati con un comodato d'uso gratuito a 99 anni, per esempio, no? E una ristrutturazione che potrebbe essere effettuata sia con fondi pubblici ma anche con il meccanismo del crowdfunding immobiliare, potrebbe permettere, ma lo stesso modello di Accomos mi sembra molto interessante, no? Quello dell'autoristrutturazione delle case popolari. Cioè ci sono, come dire, delle possibili energie anche economiche che possono essere messe in moto per evitare, diciamo, la dispersione dei beni comuni quali sono gli immobili pubblici, no? Quindi a noi ci interessa molto la vostra idea di disseminazione, che mi sembra ci sia anche da parte di Marco, no? Cioè ci sia questa idea comunque di non limitarsi solo al proprio territorio, no? Quindi poi vedremo, speriamo, insomma, no, di riuscire a estrarre delle buone pratiche da questo seminario e cercare di fare anche qualcosa su Roma, insomma, cioè, che sembra assurdo, ma Roma, pur essendo la capitale, è molto disastrata, diciamocelo, molto molto disastrata da questo punto di vista, dal punto di vista sociale è molto in condizioni brutte, insomma, in questa fase almeno. Ti lascio finire, Irma. No, volevo finire solo sulla sostenibilità economica del progetto, che mi sembra interessante, anche perché è uno dei progetti di simpatia che è inattivo, nel senso che non ha, perché per partire abbiamo fatto una raccolta fondi, come abbiamo fatto per l'ampliamento, abbiamo fatto una campagna di crowdfunding, abbiamo raccolto 1,2 milioni che ci ha permesso di aprire il polo tecnologico nuovo, di aprire altri spazi, perché avendo la piscina terapeutica all'interno, abbiamo aperto un progetto per il Parkinson, un progetto in franchising che è il MIRT, e quindi avevamo bisogno di risorse.
Adesso questa, partirà un'altra campagna, perché abbiamo intercettato vicino a Grandate una palazzina che andrebbe bene proprio allo scopo di cui parlava prima anche Marco Giustini, che è il 980.000 euro dobbiamo acquistarla, cioè per poter poi creare, però noi ci proviamo. Invece l'attuale sostenibilità che ci permette di pagare gli affitti che diamo al comune o al privato, e la figura dell'amministratore sociale è data proprio da i comuni, che comunque preferiscono affidare le fragilità che hanno al loro interno. Noi rispondiamo alla provincia di Como, Varese e Lecco in questo momento, perché non abbiamo altri spazi, abbiamo liste d'attesa anche su questo, e il comune preferisce dedicare delle risorse per i primi mesi per poi accompagnarli verso l'autonomia. Queste sono le risorse che noi di cui abbiamo bisogno per poter pagare le figure di riferimento che lavorano. Adesso a ottobre, novembre, credo fino a ottobre, faremo 4 giornate di formazione sulla figura dell'amministratore sociale, e Regione Lombardia certificherà la competenza. Una figura nuova che può dare spazio anche di lavoro nuovo a chi ha comunque una base di formazione umanitaria, che possono essere educatori, giuristi, assistenti sociali, così. Quindi questo, ecco, questo è un po' lo stato dell'arte di questo momento. Allora, vi ringrazio tutti di questo incontro veramente straordinario, e speriamo, diciamo, in un prossimo futuro di riuscire a trovare, diciamo, quantomeno estrarre, diciamo, anche per Roma delle possibili buone pratiche. E diciamo che la cosa molto interessante è che comunque sono tutte realtà che hanno idee molto innovative, insomma, rispetto anche alla forma, diciamo, più tradizionale di assistenza sociale, no? E a mio parere, insomma, diciamo, questa attivazione, diciamo, che a me continua a sembrare molto interessante, no? Degli investitori di Homes for All, cioè sostanzialmente permette anche parzialmente di sganciarsi dai fondi pubblici, no? Perché diciamo in qualche modo, no, questa esperienza di Homes for All, diciamo, permette di dare una forma aggiuntiva di finanziamento che non è legata, diciamo, all'ente pubblico, e quindi anche per certi versi una maggiore autonomia progettuale. E a mio parere, insomma, ecco, diciamo, sarebbe molto interessante anche riuscire a portarlo su certi immobili che conosco qui a Roma, che sono veramente bellissimi, ed è uno spreco vederli così rovinarsi e abbandonati, no? Va bene, comunque poi vedremo successivamente. Alla fine di questo ciclo di seminari ci sarà una tavola rotonda in cui siete tutti invitati a partecipare, e in cui cercheremo di trarre delle conclusioni anche da un questionario che abbiamo distribuito a tutti i partecipanti, e che cercheremo di estrarre dei risultati da questo questionario. Vi ringrazio tutti e buonasera a tutti. Grazie. Grazie a tutti, veramente. Buona cena.